Abbiamo collegati poi da luoghi remoti, mettiamola così, Vittorio Bartola, che so essere a Torino, però in effetti, quindi che è un altro dei personaggi piuttosto conosciuti del mondo dell'internet italiano. Leggo brevemente dal curriculum: Di che ingegnere, breve. policy, imprenditore, attivista. Attualmente lavora per una società tedesca che si chiama Open Exchange, che poi se vuoi spiegarci che cos'è, solo perché ci orientiamo. Poi ci sarà Flavia Marzano, che è professore. Buongiorno. Buongiorno Flavia, professore straordinario, direttore del Master Smart Public Administration all'Incampus University, più tutta un'altra serie di qualifiche e di titoli onorifici e professionali che non finiamo più. Poi abbiamo Stefano Quintarelli, anche qui non si finisce più perché è uno dei papà dell'informatica italiana e dell'internet in particolare. Poi è stato anche, come dire, politico e deputato dal 2013 al 2018. Posso dire che sei il papà della Speed? Ecco, Questo senza dubbio, direi, al di là grazie. del Tanto ragionevole per dubbio. dare la dimensione della cosa, anche perché è uno dei pochi che io conosca che sia in grado di far parlare dei parlamentari con degli ingegneri, mettendosi lui in mezzo, traduttore, e è una persona che umanamente, professionalmente io adoro, quindi ciao Stefano. Poi Grazie. sono io che non sto neanche a tediarvi, e poi abbiamo, spero, Jasmine Battista, che è il capo del settore e-commerce della Commissione europea. Non so se già. Non è ancora arrivata, Jasmine. Perfetto, quando arriverà la presenteremo. Come si era detto, io direi di fare un primo giro in cui più o meno ciascuno di voi, nei metodi da voi prescelti, quindi con lucidi, senza lucidi, abbraccio, come vi pare, con dei video, racconterà la posizione e quello che è, come dire, lo stato dell'arte, la sua visione sui temi che sono oggetto del nostro panel. Per, direi, cavalleria, partirei da Flavia. Va bene, volentieri, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità. Una sola slide, una è una sola che è sufficiente, che è questa. Questo è, qualcuno mi conosce e sa, sempre se parte, eccola, è arrivata, suppongo, spero di sì o no? No, ovviamente. Eccola, forse. Eccola qua. Sa che sono malata di acronimite acuta e ho ridefinito GAFAM. Gestiscono arbitrariamente finanza e affari mondiali. Questa è la mia visione di GAFAM. E temo che questo sia l'argomento di cui dobbiamo parlare. Dovremmo, questa è almeno la mia opinione. Se il giro deve essere veloce, mi fermo qui e torno No, no, dopo. no, vai pure avanti, una decina di Ok, minuti, poi dopo ci ah va dieci bene, perfetto, anche meno. minuti, via. Anche meno. Allora, diciamo che i temi su cui secondo me dovremmo stare un pochino attenti e su cui abbiamo anche delle normative sensate per quanto riguarda la pubblica amministrazione, in particolare l'utilizzo di tecnologie e fornitori. La prima parola chiave è l'open source, chi mi conosce lo sa, è una battaglia antica. E l'open source nella pubblica amministrazione non è soltanto una battaglia di Flavia perché si è svegliata male o perché è un po' integralista, ma è una normativa di questo paese da una quindicina d'anni con il codice di amministrazione digitale. Un anno e mezzo fa, a maggio dell'anno scorso, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha fatto le linee guida per il riuso del software nella pubblica amministrazione, risollecitando di nuovo questa cosa qua. Cioè la necessità della pubblica amministrazione di adottare soluzioni open, e qui faccio una proposta. La normativa c'è, qualche amministrazione obbediente c'è. Che cosa deve fare la pubblica amministrazione quando acquisisce software? Deve motivare eventualmente le ragioni per cui adotta soluzioni non open source, ma GAFAM, mettiamola così, o comunque non solo in realtà. E la motivazione va allegata agli atti di aggiudicazione della gara. Perfetto. Io vorrei, e qui chiedo più a Stefano perché ha più ponti con il mondo della politica nazionale, vorrei che nella normativa sulla trasparenza, e mi spiego adesso cosa c'entra con la trasparenza, la legge sulla trasparenza richiede che ogni pubblica amministrazione abbia in fondo al sito la sezione amministrazione trasparente, dove si pubblicano
per default obbligatoriamente alcuni dati della pubblica amministrazione. Ecco, io vorrei che in quella sezione ci finissero anche tutte le motivazioni per cui quell'amministrazione, quando ha comprato un software, lo ha comprato closed anziché open. Io credo che si possa provare a fare questa cosa, semplicemente perché è chiaro che io potrei già fare accesso agli atti, no? Nel senso, chiedo, hai fatto la gara? Sì, bene. Ha vinto Pinco Pallino che non è open source? Bene. Accesso agli atti. Ma io posso fare accesso agli atti a 8.000 comuni, 100 province, 20 regioni e tutti i ministeri? Io vorrei poter fare crawling e trovare da sola quante e quali amministrazioni e con quali motivazioni hanno adottato soluzioni non open source. Questa è la prima, poi abbiamo appena finito, immagino abbiate partecipato anche voi al Festival dello Sviluppo Sostenibile, sono state 17 giornate molto interessanti, molto utili. E in termini di sostenibilità, anche questo è un problema non indifferente. Per quanto riguarda la mia esperienza recente a Roma, ho fatto disinstallare 8.000 licenze Office che non erano usate da più di 6 mesi. E visto che non si è lamentato nessuno, e significa... Ma devi spiegare la tua esperienza a Roma, perché se no... Cosa, non cioè, lo so, ok, dire. Va bene, sono stata assessora a Roma Capitale per 3 anni fino a settembre dell'anno scorso. E tra le deleghe avevo appunto la parte, diciamo, di tecnologia, smart city e quant'altro. In quel contesto, oltre ad avere fatto una delibera subito di adozione di software open source nelle scelte dell'amministrazione capitolina, ho anche appunto fatto fare questa cosa, installare in automatico 14.000 licenze LibreOffice e disinstallare 8.000 licenze Office non utilizzate. La domanda farsesca che faccio io, però, è possibile installare anche dei dipendenti pubblici open source, cioè che non protestino quando tu gli fai un gesto del genere? Non vedo perché dovrebbero, certo che si può. Gli si installa anche perché i tecnici, avendo Roma Capitale quasi 24.000 dipendenti, immaginatevi quando cambia una release del sistema operativo del loro del PC, se dovessero chiedergli il permesso, cioè non ce la faremo mai a 24.000 persone avere l'autorizzazione. Quindi si può fare in remoto senza pensiero. Quindi questo è quello che abbiamo fatto. Un'altra cosa relativa ai dati, che mi piacerebbe tanto avere la consapevolezza di dove sono i dati della pubblica amministrazione, e nell'ambito GAFAM è un po' più complicato. Ci sono state di recente anche delle dichiarazioni, anche la Corte d'Appello di Parigi, se non sbaglio, ma io vorrei che i miei dati di cittadina, quindi i dati di me come pubblica amministrazione, fossero intanto in un cloud della pubblica amministrazione e non in un cloud di terzi, quindi cloud privato, mio, di PA, con 2 bandiere fuori e sono contenta, e non in un cloud pubblico di un qualunque fornitore, neppure italiano per quanto mi riguarda. Dovrebbero essere i dati controllati, così come i dati anagrafici sono in un database, in teoria. Pensate ai dati sanitari con tutti i vincoli che ci sono in termini di privacy, a me piacerebbe tanto che i miei dati sanitari non stessero in un cloud non italiano e secondo me nemmeno di un'azienda privata. Tra l'altro l'ex garante privacy Soro, non più di poche settimane prima di essere sostituito, ha detto esattamente questo, cioè il cloud della pubblica amministrazione dovrebbe essere nazionale. Io mi fermerei qua. Va bene, facciamo così, va benissimo. Direi di passare la palla a Stefano, che è stato indirettamente convocato in seconda battuta proprio per la visione che adesso ha global di tante cose, che c'era già prima, però adesso forse di più. Prego, Stefano. E qual era la domanda che avevi fatto, Flavia? Mi è sfuggita. Trasparenza. Sì, sì. Nella sezione trasparenza, indicare le motivazioni sull'acquisizione del software da parte delle amministrazioni. Ma io invito tutti ad andare a cercare il rapporto conclusivo
della commissione di inchiesta sugli investimenti dell'informatica nella pubblica amministrazione fatto alla Camera dei Deputati nella scorsa legislatura. Quindi è abbastanza semplice, il presidente era l'onorevole Coppola, per cui basta cercare Coppola, relazione conclusiva, inchiesta su appalti, su ICT nella pubblica amministrazione e si trova il documento. E quello lì, cioè, io non facevo parte della commissione, nonostante ne fui invitato perché non mi sembrava opportuno, dato che nel contempo ero anche presidente del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Quella relazione è una horror story fantastica, cioè si scoprono delle cose, e adesso non so se i nostri ascoltatori sanno che vabbè, è chiaro che dobbiamo passare a un modo digitale di fare le cose perché genera meno impatti sul pianeta, è più efficiente, fa risparmiare tempo, denaro, eccetera. Quindi dobbiamo farlo. Ci sono tutte le leggi che dicono che vanno fatte, il problema è che le leggi non vengono rispettate dalle stesse amministrazioni. Una di queste leggi riguarda, ad esempio, che dice che all'interno di ogni amministrazione ci deve essere un responsabile per la transizione digitale. E questo responsabile per la transizione digitale deve essere un dirigente di prima fascia che risponde al vertice politico. Cosa vuol dire? Vuol dire essere un capo dell'amministrazione che parla direttamente con la persona eletta, col sindaco, il presidente o quel che l'è. Non sono stati sostanzialmente nominati dopo che era stata fatta questa legge, nonostante la legge lo prevedesse. Per cui nella commissione d'inchiesta Paolo Coppola ha chiesto ad alcune amministrazioni, ad alcuni ministeri, di mandargli il responsabile della transizione digitale. E allora si è scoperto, ad esempio, che c'era qualcuno che era stato nominato dopo la richiesta, no? Perché arriva la richiesta al Parlamento di parlare al responsabile, oddio, non l'abbiamo nominato, aspetta che ne nomino uno. Uno che poi in un caso è stata nominata una persona la settimana prima dell'audizione che sarebbe andata in pensione da lì a qualche settimana, cioè che prendiamone uno, facciamo lui che tra due settimane è fuori. E cose di questo genere. E posti di fronte alla domanda, dice, ma la legge dice questo, quindi lei mi sta dicendo che il vostro ministero sta violando la legge? Risposta, sì. E questa è una cosa assolutamente, per tutto quello che riguarda i temi digitali, è una cosa che è assolutamente consueta. La famosa sezione sulla trasparenza, la stragrande maggioranza degli enti non ce l'ha, nonostante sia previsto. Notate bene che la legge dice anche che tutti i servizi devono essere resi accessibili anche in digitale e sul sito dell'amministrazione deve essere indicato il punto di accesso al servizio digitale, cioè voglio il mio certificato, ci deve essere un punto dove io vado lì, clicco e mi manda a chiedere il certificato. E se la procedura non è ancora stata digitalizzata, è resa disponibile digitale, lì deve essere indicata la data in cui lo sarà, perché deve esserci un piano di digitalizzazione, quindi in quella pagina c'è scritto il certificato di matrimonio sarà reso disponibile in digitale il 14 settembre del 2021. Ecco, voi avete mai visto una roba del genere? La legge lo dice, ma le amministrazioni, la pubblica amministrazione è la prima a violare le leggi, ahimè. Quindi possiamo anche fare una legge. Stefano, una domanda, io non lo so, quindi chiedo, faccio il mestiere di chi chiede. Se la pubblica amministrazione non compie questi adempimenti, va incontro a tipologie di sanzioni? Esatto, e questo è il punto a cui stavo arrivando. Allora, perché i vertici politici delle amministrazioni non danno seguito, non applicano le leggi? Semplicemente perché non c'è una domanda da parte del pubblico. Quindi il politico quadratico medio, tu prima hai detto che io sono un politico, io sono stato in Parlamento, però non ho mai fatto attività politica, non ho mai avuto alcuna tessera. Il politico quadratico medio è una persona che giustamente risponde a quello che gli elettori gli chiedono. Se gli elettori gli chiedono della roggia, lui risponderà della roggia. Se gli chiedono di qualcosa, cioè, rispondono alla domanda degli elettori. Se gli elettori non esprimono una domanda di digitalizzazione, il politico non risponde e conseguentemente queste cose cadono nel dimenticatoio.
essendo percepite come poco importanti, perché al di là di essere usate come una mano di bianco su una crepa su un muro, il tema del digitale in realtà è percepito come non rilevante e conseguentemente tutte le norme non prevedono sanzioni. Per la verità, nel decreto semplificazioni, appena convertito in Parlamento, sono state introdotte le prime sanzioni e i primi elementi di cogenza. Io ho scoperto, entrando a che fare con la pubblica amministrazione, che esistono due tipi di termini, un termine ordinatorio e il termine perentorio. Adesso lo faccio breve e semplifico, banalizzo. Ci sono delle leggi che ti dicono devi fare questa cosa entro tale data. Bene, ci sono delle leggi che ti dicono devi fare questa cosa entro tale data, se no succede questo. Le prime evidentemente sono una simpatica guida per chi quella cosa lì voleva farla già. Adesso badate bene che che non è che l'Italia è ferma all'anno zero. Abbiamo una grande quantità di persone molto brave, molto motivate, che tirano la carretta e fanno le cose e fanno anche delle cose superbe, ok? Eccellenti veramente. Però se noi vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo arrivare non solo alle persone motivate, ma anche far muovere le persone che non sono motivate. Le persone non motivate le raggiungi con delle disposizioni che siano obbligatorie, che abbiano degli effetti o positivi o negativi, quindi o premi o sanzioni nei loro confronti. Diversamente tutte queste cose restano lettera morta. La cosa sull'open source, cioè noi adesso abbiamo da qualche settimana abbiamo migrato tutta la posta elettronica delle scuole italiane in un ambiente privato non italiano, diciamo. E questa cosa qui sarebbe interessante sapere e conoscere le valutazioni, eccetera. Qualcuno ha fatto una richiesta di accesso agli atti per avere la valutazione. Peccato che una parte è stata secretata. Quindi, di nuovo, è percepito come un fastidio, non è percepito come... Non si capisce l'importanza vera. Ma questo, la colpa, di nuovo, la responsabilità più che la colpa, è nostra. È nostra nel senso di paese che non esprime una vera domanda di digitalizzazione. Io sono spaventato di quello che accadrà con il recovery fund, quando avremo così tanti soldi a disposizione, sui quali naturalmente si scateneranno gli interessi di tutti, perché giustamente la gente deve mangiare, quindi qualunque azienda pensa come faccio ad andare a prendere un pezzettino di quei soldi lì, e ho paura del fatto che, non essendoci questa consapevolezza, questa sensibilità, possano finire in tanti rivoli di scarsa utilità, se non addirittura controproducenti, e semplicemente per dire ho fatto questa cosa digitale, quando in realtà non c'è stato dietro un minimo di pensiero o di progettazione. Ok. Passerei la palla a Vittorio. Allora, Vittorio, negli ultimi tre anni, quattro oramai, tu lavori per Open Exchange e in particolare ti stai occupando sostanzialmente di tutto quello che riguarda i temi proprio di normazione, libertà. La tua pagina che fa riferimento alla F di GAFAM è un divertente, come dire, guida turistica a buona parte del mondo, dove sei stato in questi anni per eventi, convegni e attività di regulation legate al tuo lavoro. E poi adesso il lockdown ti ha tenuto a casa, siamo tutti così. Quello che hai visto, quello che pensi? Io intanto ringrazio anche gli amici che sono venuti a partecipare a questa discussione e proprio io ci ho tenuto a cercare di fare in modo di avere questo tema sull'agenda, proprio perché in questa attività, da responsabile policy di un'azienda, una media azienda europea di circa 200-250 persone, tra l'altro azienda europea che vive facendo software libero, cosa che in Italia probabilmente a queste dimensioni non è purtroppo ancora possibile. Proprio in questa attività girando per il mondo ho visto che questo è il tema, almeno in quasi tutte le capitali del mondo sviluppato e anche in parte di paesi in via di sviluppo. Per cui a me ha sempre colpito che questo è un tema cruciale e questo è un momento cruciale proprio perché a livello di Bruxelles, di Berlino, di Parigi e anche di Washington si discute di cosa fare di queste grandi aziende, di questa situazione. L'Italia è poco presente. L'Italia, forse perché siamo appunto in presenza della mancanza di domanda di digitalizzazione di cui diceva Stefano, siamo ancora qui a discutere se dobbiamo usare l'office originale o l'office libero, che poi funziona magari anche meglio, ma non siamo arrivati a vedere le questioni strategiche, che invece sono ben chiare
diciamo, a questa d'Europa. Mi fa quasi strano discutere in italiano, devo dire, perché da noi nella comunità c'è ancora poca discussione, magari si discute di alcuni aspetti marginali, cioè, perlomeno superficiali, magari le fake news, eccetera, perché hanno la loro importanza, ma sono solo un sintomo del problema più profondo. E in particolare è stato abbastanza difficile avere un dibattito col mondo politico, non ho mai visto appunto, proprio perché il politico forse risponde a questa mancanza di interesse per il tema, non ho mai visto questo tema nell'agenda dei partiti politici ai massimi livelli, tantomeno non ho visto l'attività del governo né per dialogare, discutere una posizione comune della comunità, né per arrivare con una posizione ragionata e che difenda gli interessi nazionali. Eppure quello che è successo è abbastanza epocale, perché negli ultimi 10 anni si sono affermate queste aziende, che sono aziende di dimensioni mai viste prima. Non è mai successo prima che ci fossero aziende tecnologiche, cioè che le 5 più grandi aziende del mondo fossero aziende tecnologiche, essenzialmente. E questo vuol dire che queste aziende hanno ora un potere economico enorme. Alcune di esse fatturano più di alcuni degli stati dell'Unione Europea, e non parlo soltanto di Malta, insomma. Fanno più il PIL di quello che fa diversi stati dell'Unione Europea. E questa roba, insomma, questa cosa ha dei problemi e delle conseguenze concrete sulle nostre vite, perché il fatto che esistano poche aziende concentrate in una piccolissima parte del mondo, che è sostanzialmente la Silicon Valley, che sostanzialmente forniscono la maggior parte dei servizi digitali di base su cui si basa la nostra vita oggi, sia personale che economica, vuol dire che c'è un flusso di ricchezza costante dall'Europa e dall'Italia verso questa zona del mondo. Per cui basta prendere, per esempio, l'indice del valore delle case a San Francisco, che sono raddoppiate di valore in pochi anni, per capire proprio la quantità di ricchezza che si è spostata da tutto il mondo, esclusa la Cina per alcune ragioni, in quell'area del mondo. E lo stesso con i dati, quindi non si tratta soltanto di ricchezza economica, si tratta di dati che riguardano la vita nostra dei cittadini europei che vengono raccolti e portati all'estero, e per quanto sia un estero, diciamo, amico tradizionalmente, vuol dire comunque sottrarli alla disponibilità delle nostre istituzioni, delle nostre regole e anche della nostra iniziativa economica. Per di più, questa roba ormai è un livello che, diciamo, da porre dei dubbi sulla stessa vita democratica, nel senso che quello che fa, ad esempio, Facebook, che di fatto è, diciamo, per le persone dai 35-40 anni in su è la principale ormai piattaforma di informazione, di discussione, di formazione dell'opinione pubblica, ha un impatto diretto sulla nostra democrazia, sulla nostra comunicazione. E quindi, cioè, se a maggior ragione avevamo problemi di concentrazione mediatica prima nel mondo delle televisioni, adesso dovremmo porceli in maniera ancora più forte per queste piattaforme. Per fortuna, devo dire, il dibattito a livello europeo almeno è ben attivo. Ci sono alcune iniziative della Commissione, non so se riusciremo a avere Jasmine Battista, che aveva dato la sua disponibilità un po' a parlare, insomma, delle iniziative regolatorie a livello europeo. Però, di fatto, alcune iniziative che tentano di riprendere un po' di controllo ci sono. E alla fine si tratta di perseguire una forma di autonomia. Autonomia vuol dire avere accesso ai dati, vuol dire anche avere dei servizi delle aziende locali, ma non per sciovinismo, per nazionalismo, ma proprio per avere, cioè, perché per non dover dipendere da aziende che sono sottoposte ad altre giurisdizioni, ad altre politiche magari decise da altri governi, appunto, più o meno amici che siano. In particolare, però, va notato che, diciamo, l'autonomia digitale in termini dell'industria non vuol dire cercare, come si è fatto purtroppo per 20 anni, di, per forza, di replicare Google, replicare Facebook in Europa e poi chiedersi come mai in Europa non c'è Google. È che l'Europa è diversa dagli Stati Uniti, nel senso che l'Europa è un arcipelago di 27 nazioni diverse, con lingue diverse, culture diverse, mercati ancora in gran parte comunque diversi. E quindi non si può pensare di avere immediatamente il monolite che fattura i miliardi di euro e controlla il mercato di tutta Europa insieme. Ci arriveremo forse nel lungo termine, però al momento forse è più funzionale perseguire un modello basato sulla cooperazione di aziende dei vari paesi europei, con aziende nazionali magari delle nazioni più piccole che si federano, collaborano con quelle dei paesi più grossi. E in questo l'open source è anche fondamentale, cioè non è soltanto una questione di trasparenza, di autonomia, di possibilità di iniziativa basata sull'accessibilità del codice, dei dati, eccetera, ma è proprio che la cooperazione che viene provocata dal modello open source e che lo facilita è funzionale a un modello in cui abbiamo 27 nazioni diverse che devono cooperare in maniera più o meno orizzontale. L'altro grosso pilone che bisogna mettere è la possibilità di contendere questi mercati. Chiaramente c'è una situazione di oligopolio, di dominio in tantissimi mercati digitali, con per di più l'effetto, il doppio effetto direi, che sia della massa critica di utenti, della dominanza in uno dei mercati che permette a queste grandi aziende poi di entrare in un altro e dominare anche quello,
e sia dell'effetto rete in sé dovuto al numero di utenti, per cui in alcuni servizi tu puoi anche fare il servizio concorrente migliore del mondo, per esempio nell'instant messaging, ma gli utenti sono tutti su WhatsApp e nessuno si metterà mai neanche a provare una ulteriore applicazione di messaging. Magari ne installa una seconda, una terza, ma non è che uno può installarsene 10 e avere 10 applicazioni in parallelo. E quindi si tratta appunto di garantire la concorrenza e di difendere anche il modello fondamentale della rete, che era basato proprio sull'orizzontalità, sulla collaborazione tra pari. L'esempio del messaging io lo faccio spesso non solo perché è uno dei settori di attività dell'azienda per cui lavoro, ma perché è proprio lampante. Cioè, tutti abbiamo presente l'email, che è un servizio in cui possiamo prendere il servizio email da chi vogliamo e col nostro indirizzo email scrivere email a chiunque, indipendentemente da quale sia il provider di mail. Se io ho la mail da libero, posso mandare una mail a un utente di Gmail e viceversa. Invece il messaging istantaneo, WhatsApp, Messenger, eccetera, e Skype e tutti i servizi che sono venuti dopo, non funziona così. Ma non c'è un motivo tecnico per cui non funzioni così. Io se uso WhatsApp posso spedire solo messaggi ad altri utenti di WhatsApp, se ho un contatto che è solo su Skype, devo installare anche Skype, avere un contatto su Skype, eccetera, eccetera, o su Telegram, o su quello che voglio. E questo è perché la strategia commerciale di queste aziende è stata quella di tenersi gli utenti chiusi e di impedire uno scambio che avrebbe potuto mettere in dubbio la loro posizione dominante. E quindi le soluzioni sono anche abbastanza semplici. Alla fine non è che dobbiamo farci tanta punta al cervello su cosa c'è da fare. C'è un problema di interoperabilità, quindi di obbligare questi silos chiusi dei GAFAM a interoperare, a permettere lo scambio con applicazioni concorrenti, a permettere agli utenti appunto di adottare applicazioni di terze parti che possano sostituire le loro, di dialogare tra sistemi che adesso non dialogano, e di imporlo però a questo punto per regolamentazione. E c'è una questione di portabilità dei dati che esiste nel GDPR, ma non è stata implementata. E l'altra grande questione è l'uguaglianza di trattamento, perché poi quello che succede è che i nostri operatori nazionali ed europei devono rispettare una serie di regole, devono pagare tasse localmente e così via. E gli operatori globali americani, tramite anche tutta una serie di modalità di gestione dei loro introiti in termini fiscali, riescono a concorrere pagando meno tasse e a non rispettare le stesse regole. Anche qui, per esperienza personale, io mi occupo anche di DNS, in Europa, in Italia, il provider italiano che fornisce il server DNS ai propri clienti deve bloccare alcuni domini, Pirate Bay, altre cose per legge. Ora, giusto o sbagliato che sia, quello che succede è che se l'utente toglie il server DNS del suo provider e mette quello di Google, siccome Google è in America, non blocca niente. E quindi l'utente paradossalmente viene motivato a passare dal fornitore europeo al fornitore americano, perché così può accedere a contenuti che sono bloccati, ma sono bloccati per buoni motivi legali, non sono bloccati. Certo. Ecco, una domanda, allora, è evidente che il problema c'è, enorme, e tra l'altro al di là del problema, direi, di diritti delle persone, c'è il problema economico, perché poi bene o male la dimensione di questi gigantoni è tale tanta che schiaccia tutti. Il problema è che siamo di fronte a un treno che è partito, che è in corsa, in cui l'ente regolatore o chi per esso può cercare di, come dire, mettere contrappassi per cercare di arginare le cose. Il tema che mi permettevo di sottoporvi è questo. Ok, prima con Flavia e anche con Stefano si è parlato della posizione dell'ente pubblico, no? Rispetto a delle scelte vagamente strategiche da fare per. La domanda è, gli imprenditori piuttosto che i cittadini, come si possono porre allora innanzitutto il primo problema è influenzare le loro scelte, e mi sa che il tema non è che sia uno di quelli che al mattino si sveglia il mio vicino di casa e si pone il tema di queste dominanze, no? O seri dubbi, che non sia così. E però bisognerebbe cominciare a parlarne. Faccio un esempio, non dico che sui temi della privacy oramai tutti i cittadini sono diventati, no, dei difensori, eccetera. Però siamo partiti piano piano, poi GDPR, un po' di cose, anche un po' di casini che sono successi, stanno cominciando a dire che non è che c'è un movimento di massa che si sta, però c'è una sensibilità diversa. È anche un tema che impatta in maniera forse più evidente la persona, l'individuo e anche a volte alcune cose, cioè proprio il privato, nel senso di manifestazione pubblica di cose private che non è piacevole che vengano manifestate. Ecco, la domanda è come andare a parlare con queste tipologie di target per facciano delle scelte virgolette virtuose. Posso? Comincio Assolutamente. Io? Va bene.
Io temo che ancora una volta bisogna partire dai dati. L'ultimo rapporto DAISY di un paio di mesi fa ha fatto vedere una cosa terribile, che su alcune cose siamo in media europea o addirittura meglio, tipo sui servizi online della pubblica amministrazione, su gli open data, ma siamo gli ultimi sui paesi, tutti i paesi europei, in competenze sia del singolo cittadino che dell'impresa. Le imprese non sono così consapevoli di cloud e qual era l'altro tema, sempre di DAISY, non me lo ricordo, ma mi verrà in mente, e i cittadini non utilizzano i servizi online. Quindi credo che ancora una volta il primo punto sia un dovere di tutti noi, chiunque noi siamo, dal politico all'universitario, chiunque di noi deve agire per formare e supportare le persone a capire, perché quello che diceva Stefano, che è percepito come un fastidio, è verissimo. Ne sono sicura, ma io non vorrei mollare su questo. E il fastidio si può far diventare un'opportunità in due modi. Uno, insegnando, formando. Due, a volte forzando un po' la mano, passando dal digital first al digital only. Se una cosa si fa solo online, prima o poi te tocca, come dicono a Roma, e quindi imparerai a farlo, come primo punto. L'altro, sono d'accordissimo che sarebbe bisogno di sanzioni per far sì che le amministrazioni siano più forti. La sezione amministrazione trasparente, io Stefano non ho ancora trovato un'amministrazione che non ce l'ha, in realtà ce l'hanno tutti. Il problema è un altro, il problema è che vai a guardare, non ti dico chi, te lo dico poi in privato, quali enti devi andare a controllare che nascondono i motori di ricerca, cioè ti impediscono, sono nella sezione amministrazione trasparente le informazioni, ma impediscono il crawling. Per cui se tu fai il nome dell'ente che vuoi controllare, /robots.txt, scopri che cosa quell'ente nasconde ai motori di ricerca e scoprirai cose tristi, purtroppo. E questa è una cosa che andrebbe proibita, sempre dalla normativa che dicevo prima, che conosco il documento che citavi di Paolo Coppola. Manca ancora la consapevolezza, la formazione e sì, forse anche un po' di sanzioni. Per quanto riguarda l'RTD, responsabile della transizione digitale, a Roma l'ho fatto io, ce l'ho messo io, è là per fortuna, e dico per fortuna perché il giorno stesso che io sono stata mandata via, cioè il 23 settembre dell'anno scorso, lui ha mandato un bel protocollo, perché tanto nella PA funziona protocolli, a tutti i dirigenti di Roma Capitale, dicendo: cari signori, prima di acquisire un qualunque tipo di software, venite da me. Che io vi posso dire A, se c'è già, B, se è compliant con la normativa, C, se e come si può integrare con un database, comunque interoperabile con altri, e vi aiuto a farlo meglio. E proprio perché, e vi controllo anche se, solo se si può fare open o meno. Quindi l'RDD avrebbe anche questo grande, forte ruolo, e ancora una volta, se non lo fanno, ai noi, la cosa che io vedo è sanzioni. Flavia, lascio solo, ti prendo solo la palla un momento, perché poi so che Stefano deve andare via. Tra l'altro hai sfondato una porta aperta su robots.txt, perché io mi ricordo 11 anni fa mi misi a giocare con queste cose e venne fuori un cataclisma. E alcuni, come dire, cittadini normali, ma funziona così? E lì cominciai a avere caduta delle braccia. Detto questo, uno dei mestieri che non ho citato, del qui presente Stefano, comunque non qui presente, del virtualmente presente Stefano Contarelli, è anche quello di fare il divulgatore. E mi permetto di ricordare che era bravissimo con un caro amico che non c'è più, che si chiamava Marco Zamperini, erano BB e Bibo perfetti. Stefano ha scritto un libro molto bello che non è complicato, il titolo è abbastanza complicato, Capitalismo immateriale. Però è una mini guida per salvarsi in questi ambiti anche, perché spiega alcune, come dire, complessità, io potrei usare un termine peggiore, brutture di certi contesti. Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, no, il libro è quanto mai di attualità adesso, Capitalismo immateriale, le tecnologie digitali di nuovo conflitto sociale per Bollate e Boringhieri.
adesso non è che voglio fare la pubblicità al libro, mi interessa fare la pubblicità alle idee che sono nel libro. Le cose che diceva prima Vittorio sono spiegate lì dentro. È un libro che... Vittorio Bertola. Tu prima Vittorio Pasteris, no, dicevi come si fa a spiegare, eccetera. Io ho cercato di scrivere questo libro, che tra l'altro ho fatto già N ristampe, sta andando benissimo. Il tema è che noi stiamo passando da un'economia dove la principale interfaccia utente del mondo sono le cose, a un'economia, una società in cui la principale interfaccia utente delle cose è il digitale. Cioè, mentre prima, per poter fare le cose, avevi a che fare con degli oggetti materiali, adesso hai a che fare con degli oggetti immateriali. Sia che si tratti di ordinare una pizza, che di pagare il tram, che di iscriversi all'università. Cioè, c'è un'interfaccia utente che è tutta immateriale. Questa immateriale è concentrata, questa interfaccia immateriale è concentrata nelle mani di pochi, che grazie ad alcune tecniche, che poi sono spiegate nel libro, prendono gli utenti, li tirano dentro e non li fanno più uscire. E come spiegava prima, accennava prima Vittorio Bertola, in qualche modo ostacolando la possibilità di passare da un fornitore all'altro, diventano dei monopoli. E questi monopoli, una volta che sono monopoli, come dimostra in questi giorni è uscito il rapporto di un comitato parlamentare che ha fatto un'indagine di un anno sull'economia digitale negli Stati Uniti, che sostanzialmente è la trascrizione ex post di quello che io ho scritto nel libro, di tutti i possibili comportamenti negativi che questi soggetti operano, per cercare di evitare, appunto, di consentire la concorrenza, di limitare la concorrenza, di mantenere gli utenti al loro interno e di beneficiare della posizione di monopolio, ammazzando anche eventuali concorrenti possibili sul nascere. Ecco, questa è una situazione di concentrazione del potere nelle mani di 4-5 grossi soggetti, che poi spiega tante altre cose, ad esempio il fatto del loro valore di borsa altissimo, perché è chiaro che un investitore, se c'è un monopolista, mette i soldi nel monopolista, perché in quel modo lui ne trarrà anche lui una piccola parte di beneficio di questa rendita monopolistica. E di nuovo il mercato dei venture capital alla fine gira e rigira, quelli che comprano le aziende sono sempre i soliti, c'è tutta una catena alimentare dalla startup che porta fino alle grandi aziende che fanno migliaia di acquisizioni all'anno, cioè alcuni di questi fanno un'acquisizione ogni giorno, fanno più acquisizioni ogni giorno, cioè e quindi il principale modello di business di tante startup diventa quello di farsi acquisire, no? Cioè non tanto di fare una roba che riesca a stare in piedi, a produrre un beneficio e a produrre degli utili, ma il fatto di fare tanti utenti che poi la vendo a X. Quindi ci sono tutta una serie di comportamenti, e questi adesso, quel rapporto parlamentare indica un insieme di possibili modi per reintrodurre concorrenza nell'economia digitale, che è fondamentale. Tra l'altro il rapporto, così come il mio libro cita Brandeis, che era un famoso politico americano che ha lavorato sull'antitrust, alla nascita dell'antitrust, è necessario aggiornare le normative contro le concentrazioni e i monopoli. Qui si tratta di una cosa che è successa negli ultimi 12 anni, di cui non ci siamo accorti, che il mondo è stato reintermediato da dei monopolisti che hanno raccolto un eccesso di potere che va a condizionare dalla vita politica alla vita quotidiana di tutti noi. E pervade enormemente la società, perché poi se vai a vedere anche i centri di ricerca, le università, eccetera, e ahimè non tutti divulgano l'entità e la quantità di finanziamenti che ricevono da questi soggetti. Cioè i centri di intelligenza dove si pensa su queste cose sono spesso anche condizionati nella loro attività dal fatto che sì, sono critico, però insomma in definitiva quello mi dà 20.000 euro all'anno, vabbè dai, cioè sono un po' meno critico, diventi un po' meno, sì, un po' meno cattivo, incisivo di quanto, ecco. Quindi c'è tutto un condizionamento che viene fatto molto bene, sono molto bravi, cioè
con tantissima intelligenza, alla quale, che potrà avere solo una risposta da parte della politica. E la risposta da parte della politica, come dicevo prima, può venire solo se le persone, noi cittadini, la chiediamo. Il mio libro si conclude con una frase provocatoria che dice: intermediati di tutto il mondo, unitevi. Perché noi si parla sempre delle piattaforme, in realtà non sono delle piattaforme, sono degli intermediari. Noi pensiamo all'informatica come un abilitatore, come se fosse un cacciavite, invece sono diventati dei soggetti che si mettono in mezzo tra Tizio e Caio nella loro transazione. E se vi ricordate il film di Troisi e Benigni, no? Chissà dove vai, i due fiorini, questi sono, che cosa vuoi, cosa fai, 30%. E prendono, o 20-30%, prendono una fetta del valore di tutta l'economia. E questo spiega anche perché hanno così tanti soldi poi parcheggiati alle isole Cayman. Se non c'è una richiesta da parte della popolazione, la politica difficilmente si muove. Io scrivevo anche, probabilmente questa cosa sarebbe accaduta prima negli Stati Uniti e forse accadrà prima negli Stati Uniti anche a seguito di questa indagine parlamentare. Parlandone con dei personaggi, loro dicevano: è molto difficile, mentre nell'epoca dei robber barons, quando è nata l'antitrust, quando c'erano i grandi poteri economici che concentravano il potere dell'industria, del ferro, dell'acciaio e del petrolio, la popolazione si è rivoltata perché gli operai, i lavoratori erano sfruttati, eccetera. Qui è difficile che la popolazione si rivolti, perché alla fine questi stanno dando alle persone, stanno dando a ciascuno di noi tante cose, trasferiscono un grandissimo valore agli utenti gratis, solo che poi ogni utente è anche un fornitore, è anche un lavoratore, o in famiglia c'è anche un lavoratore, che si trova schiacciato da questa cosa, perché che bello avere l'offerta migliore dell'albergo, però quando poi Booking prende il 20%, quello è il 20% che va in meno all'albergatore e al lavoratore del coso. Quindi alla fine noi da una parte ne traiamo un beneficio, dall'altra parte ne subiamo un costo, ed è molto difficile che le persone si uniscano sollecitando un profondo cambiamento di fronte a qualcuno che negli occhi dei nostri figli ci dà tante cose gratis. Questo è un tema. Però questo cambiamento può venire solo da parte della politica, che intervenga con una serie di provvedimenti illuminati. Non so quando questo avverrà, avverrà di sicuro, io credo che lo vedrò. A futura memoria, quando ero in Parlamento, avevo fatto una serie di proposte di legge contro l'innovazione predatoria e a favore della concorrenza su questi temi. E a me fa piacere vedere oggi che questa cosa è quanto mai attuale. Noi dobbiamo, come utenti, come cittadini, dobbiamo fare pressione per questo cambiamento, no? Quindi il lavoro che fa Flavia, ad esempio, quello che fa Vittorio a livello di lobby per l'azienda che fa software libero, eccetera, Flavia per tutto quello che fa in ambito pubblica amministrazione, è encomiabile. È necessario che questi sforzi si moltiplichino, perché deve diventare un tema diffuso per fare pressioni sulla politica. Ok, passo la palla a Vittoria, Flavia, contemporanea. Stefano, quando poi devi andare, grazie di tutto ancora una volta, per le cose che ci hai raccontato, la saggezza e la competenza che ci regali. Sai che io sono un leccacuro. Detto questo, Vittoria, noi ci siamo conosciuti quando tu avevi regalato alla rete due failoni che si chiamavano Le regole d'oro per i nuovi utenti. L'ultima versione, sto guardando sul tuo sito, ce l'ho qua, data anno 98, ed erano sostanzialmente delle guide, chiamerei tecniche, per l'uso degli strumenti della rete, che più o meno a quei tempi erano già, come dire, con un'interfaccia utente umana. Cioè non... un po' una ranzulla ante litteram, direi. Esatto, stavo per dire la stessa cosa, una ranzulla ante litteram. Ecco, allora, dicevo, sia Flavio, ecco, al cittadino, cioè quelle FAQ, quelle guide che tu hai fatto, adesso che cosa ci metteresti? Adesso so se è più dura, nel senso che all'epoca più dura, era tutto più complicato, ovviamente la tecnologia era molto più complessa da usare, però ce n'era molta meno in realtà. Adesso c'è la tecnologia online ovunque, ci sono servizi online per qualunque cosa. E quindi sicuramente c'è una questione di educazione. Io concordo con quello che mi ha detto, che
Non ci possiamo aspettare che gli utenti, a parte una piccola minoranza di utenti smart, siano attenti a questi temi, perché gli utenti ancora non sanno neanche come funziona la rete, la usano male, la usano poco, e quindi dobbiamo prima arrivare all'educazione generale e alla digitalizzazione del paese. E quindi, insomma, oggi credo che forse possiamo spiegarlo agli utenti smart, e dobbiamo, è quello che cerchiamo di fare, però anche il cittadino smart da solo può fare poco, perché provate a vivere senza Google, anche se siete motivati ideologicamente e veramente determinati. Non è impossibile, però diciamo è molto difficile, sicuramente porta via tempo, eccetera. Cioè, questa offerta gratuita è bella, è comoda, ha sicuramente un grosso valore, non è che non porti niente. Il problema semmai è forse che ognuno di noi beneficia di alcune di queste offerte di piattaforme ed è danneggiato da altre, ma non sono le stesse, per cui non possiamo unirci in un'azione collettiva. Per cui alla fine, purtroppo, come diceva Stefano, l'unica possibilità è che si muova la politica. Allora qui veramente il grido di dolore che posso rilanciare, che io non vedo la nostra leadership del paese attenta a questa battaglia, e forse non nemmeno la capisce, perché se vediamo appunto, come citavamo prima, quello che è stato fatto adesso con la posta delle scuole, o quello anche il fatto che ancora io vedo dei parlamentari che ti scrivono da indirizzi su Gmail con magari questioni di sicurezza nazionale. Insomma, il problema è proprio che manca l'educazione anche nella classe politica, nella leadership di questo paese. Ma c'è un problema forse ancora più drammatico, che persino nel momento in cui noi, come altri paesi hanno, avessimo una leadership che capisce il problema, siamo al punto in cui diventa difficile, cioè al punto in cui queste aziende hanno spesso più potere dei governi, come si è visto sulla questione del Covid, dove alla fine tutti gli stati, tranne uno, hanno dovuto accettare di usare il software prefatto da Google e da Apple, deciso secondo le modalità di Google e Apple, e quello era, quello prendere, se no non avete accesso ai cellulari. Questa è una roba, dal punto di vista politico-democratico, completamente folle, cioè è una cosa veramente preoccupante proprio per le basi della democrazia. Al di là poi del fatto che il software in specifico sia fatto bene o male, cioè il modello che è completamente, non solo sbagliato, ma problematico e preoccupante. Quindi, insomma, adesso lascerei magari spazio anche alle domande del pubblico, abbiamo ancora qualche minuto. Però veramente l'appello a tutti è spiegare questa questione e cercare di mobilitare appunto soprattutto i decisori e la politica, che per una volta prenda la guida, anche se non c'è una domanda dal basso, e faccia veramente l'elite, la leadership, anche se magari il popolo, diciamo, la popolazione non è ancora arrivata a capire del tutto questi temi. Ok. Flavia, volevo chiederti una cosa, posso? Certo. Ecco, rivolgo anche a te, anche perché poi appunto hai anche questa tua esperienza penultima pubblica, chiamiamola così, di amministratrice, chiamiamola così. Ecco, come dire, i cittadini che cosa chiedevano in tutti i sensi? Cioè, che cosa chiedevano dal punto di vista di servizi innovativi, innovativi, la vediamo poi, oppure di virgolette formazione? Faccio un esempio, io faccio per metà del mio tempo il giornalista, tutti dicono fake news eccetera, basterebbe fare banalmente un po' di media education e la gente non farebbe delle stupidaggini, mettiamola così, che fa dando per buone delle notizie che un sostanzialmente normodotato dovrebbe pensare essere delle stupidaggini. Ecco, però queste sono, noi siamo nel mondo delle idee, tutto molto bello, però poi, come dire, quando ci metti le mani dentro, che cosa ne viene fuori dal mondo, virgolette, dei normali? Allora, io ho passato i primi 6 mesi di assessorato a rispondere, dormendo 2 ore a notte, qualche quando ero fortunata 3, perché io rispondevo a tutti, su tutti i media possibili e immaginabili, quindi Facebook, LinkedIn, Twitter, Messenger, WhatsApp, Telegram, via mail privata, via mail personale. E i primi 6 mesi sono stati solo, parliamo, diciamo, aggressioni, ovvero brutta cretina, non dovevi far così, dovevi far cosà, oppure non avete fatto niente qui, è una vergogna. A tutti ho risposto, a tutti, contando fino a 100.000 prima, quante volte, bastava a volte fino a 10, qualche volta alla volta, però ho risposto a tutti sempre, per poi cambiare, perché la cosa poi funziona, perché gli esseri umani questo vogliono, essere ascoltati, perché hanno qualcosa da dire. Sono loro che provano in prima persona la difficoltà sul tema A o B o C, che sia, non importa. Quindi l'ascolto e lo spiegare perché è così anziché cos'ha, che ho fatto, per dire, ho fatto il sito nuovo, bene. L'ho fatto tra l'altro con una gara fatta dalla consigliatura Marino, me lo sono trovato già aggiudicato, semplicemente ho cambiato le cose come secondo me era giusto fare. E lì forse è stata la svolta, perché l'ho messo online in versione alfa, dicendo un mese,
sta lì e ditemi voi che cosa vi fa schifo. C'erano tutte e due le versioni. Che cosa mi manca? Dov'è che non è chiaro? Dopodiché abbiamo ascoltato e recepito tutto quello che hanno fatto. L'abbiamo messo di nuovo online in versione beta per un altro mese, per cui ancora una volta hanno potuto dire la loro. Ecco, il cittadino medio, secondo me, vuole essere ascoltato, da una parte. Dall'altra ha funzionato tantissimo un'idea che non è mia, ma che ho attuato e personalizzato su un comune, l'idea che avevano avuto la Regione Toscana, la Regione Emilia-Romagna, la Toscana chiamandola punti accesso assistiti, l'Emilia-Romagna pane internet, ovvero degli spazi dove il cittadino poteva andare di persona, ma a fruire di servizi online. Anche solo competenze. L'ho fatto mappandolo sulle esigenze di una città, quindi io devo prendere speed, non sono capace, cosa faccio? Telefono allo 060606, per esempio, quindi è un numero assolutamente noto e facile da per tutti, prendo appuntamento e trovo per mezz'ora un dipendente pubblico, erano dipendenti alcuni quindi di Anagrafe, URP, ma anche, e questa è stata una bellissima esperienza, anche ragazzi del servizio civile che ovviamente avevamo formato. Quindi trovo una persona che mi dedica mezz'ora del suo tempo, quindi io devo iscrivere mio figlio a scuola, che è digital only, appunto, si iscrive solo online, non sono capace, sono straniera e non capisco il burocratese, già facciamo fatica noi a capirlo, immaginatevi uno straniero e a Roma ci sono più stranieri di quanti non siano gli abitanti del comune di Bologna, sono 400.000 gli stranieri a Roma iscritti all'anagrafe, quindi immaginatevi questo, telefono, vado, trovo Vittorio Bertola che mi dice, mi aiuta, mi scrivo mio figlio online e contemporaneamente imparo, insegno, quindi ci vado una, due, tre volte e alla fine avrò imparato. Questo vogliono, cioè vogliono aiuto al digitale, anche perché purtroppo dolorosamente, l'abbiamo detto, un po' di formazione manca, ma non è a sviluppare software, quello che manca sono, io le chiamo digital soft skills, perché sono soft come skill, non sono grandi competenze, ma sono digital. A volte, io l'ho visto con i miei studenti in passato, non sapevano che con Word si può fare l'indice in automatico e facevano la tesi con l'indicino fatto a mano, che significa che a pagina 72 inserivano una pagina, un grafico, e dovevano rifarsi tutto l'indice, quando per fortuna le tecnologie sono fatte apposta per semplificarci la vita, non per complicarcela, in teoria, però bisogna sapere come evitare, quindi lo usano con poca consapevolezza. Durante il lockdown ho fatto due manuali, ho aiutato, collaborato non da sola, uno per i servizi di Roma Capitale, perché ci sono online, solo che c'è appunto la difficoltà, magari una persona un po' meno tecnologica non è capace, quindi c'è un manualetto in cui a me un po', diciamo, restia l'utilizzo del digitale, me lo dice in italiano e non in tecnichese. E l'altra è su, l'hashtag era digifenditi, cioè imparare a utilizzare gli strumenti. Li trovate online, se no ve li mando ovviamente volentieri i link, sono sotto CC BY SA, quindi ovviamente condivisione della conoscenza. È per dire, aiutare le persone a non farsi georeferenziare sugli smartphone perché magari non è carino, a usare le password con un po' di consapevolezza, la consapevolezza di base per vivere bene in rete, sia su cellulari che su computer. Si può fare, ma lo dobbiamo fare ancora una volta insieme. Io credo che la parola chiave primaria sia davvero insieme. Tutti gli attori, tutti gli stakeholder, come vogliamo chiamarli, devono lavorare insieme, giornalisti perché informano, la pubblica amministrazione perché dà le linee guida, i dipendenti, i dirigenti della pubblica amministrazione perché devono implementarle, i cittadini perché devono dire non ho capito, aiutami, in questa direzione io non ci posso andare, non capisco, voglio andare di là perché mi sembra meglio, eccetera. Così è, insieme. Io chiederei solo, come dire, all'organizzazione centrale dell'evento che ci diano delle, come dire, dei feedback sul tempo, perché in teoria noi avremmo già bucato il tempo, però siamo partiti in ritardo, diciamolo pure, però il tempo era quello, cioè perlomeno gli orari, perché se no noi qui siamo avanti fino a domani, non è un problema. Ecco, anche perché il tema è disponibilissimo anche in prima persona subito a fare questa attività di aranzullesca, va, scusatemi se l'ha citato il soggetto Vittorio B, e quindi via. Quello che però capisco io è che
l'utente vuole, perdono, scusate, il cittadino, usiamo i termini corretti e le parole hanno significato, vuole delle cose semplici. Gli argomenti, cioè il libro ad esempio di Stefano, tanto per non fare nomi e cognomi, è complesso, perché c'è proprio il fattore complessità che è alla base del mondo in cui viviamo. Non è come dire ti spiego come fare una cosa puntuale, ma è devi capire dei contesti, delle piattaforme, degli ambienti, dei principi che poi sono neanche poi così semplici per uno che fa nel mestiere, con massimo rispetto, il verduriere. Il passaggio intermedio, io fatico, sai, io ho molto problemi in quel passaggio. Io in parte della mia vita mi occupo di anziani e digitale e di ipergiovani e digitali, età dei miei figli. E hanno delle modalità, degli approcci diversi. Per quanto siamo riusciti, Deo gratias, a salvare la generazione degli over 70, che ai tempi in cui abbiamo cominciato molti davano per morti digitalmente, non nel senso che venire, perché però proprio quelli non se ne occuperanno mai. Stanno succedendo dei fenomeni interessanti. Però portare un corpus di questa complessità a queste persone, i giovani, come dire, i miei figli, il concetto è A, uno dei vari prodotti a scelta della F dei GAFAM, cioè di Facebook, quindi Facebook, Instagram e WhatsApp, per dirla a breve. Per loro quella è la percezione. Nel momento in cui si è passati alla formazione a distanza, io mi immaginavo un po' in una semplificazione, direi un po' banale, questi sono nativi digitali, FAM. E non è proprio andata così, ecco, se vogliamo dirlo. Alcuni avevano la fortuna di anche avere un PC in casa o qualcuno che gli aveva spiegato che cos'era un PC, altri, buongiorno, come faccio? No? E per gli anziani, cioè, non so se mi sono spiegato, il concetto è il passaggio dalla singola richiesta al dargli un corpus di cose, quindi un'education vera, non una technicality. Qualcuno ha delle idee? Lo so che sto proponendo una domanda sulla pietra filosofale. Mi sa che no. La domanda ancora successiva, io vado avanti, se non mi blocco. Al limite, credo che vogliono che chiudiamo abbastanza in fretta. Ma No, se avete ricevuto dei messaggi, io sono ben felice. Perché io sono completamente, sono in una stanza con un computer che è meglio che non tocchi, perché non so che cosa ci hanno messo su. Noi abbiamo cercato di rispondere anche alle domande del pubblico nella finestra di chat di Zoom, anzi di domande e risposta, quindi se qualcuno vuole prendere una visione. E ovviamente credo sia io sia Flavia che anche Stefano siamo raggiungibili in rete. Esatto, tutti siamo a disposizione. Allora a questo punto direi solo di fare un ultimo giro velocissimo da voi due e poi salutiamo, ok? Altre cose, Vittorio? No, io in realtà credo che abbiamo lanciato il messaggio che volevamo lanciare e spero che chi ha assistito possa anche propagarlo e che magari nelle prossime IGF Italia e in altre occasioni ci sia un dibattito anche con esponenti magari del nostro governo e magari in una posizione un po' più visibile per riuscire veramente a intavolare un'azione collettiva di tutta la comunità internet italiana. Concordo. Flavia? Concordo assolutamente. E magari ci impegniamo già da ora a farli arrivare, chiunque siano, di qualunque governo sarà, a essere di tanti colori diversi, perché tutti ne hanno il dovere, assolutamente tutti, di capire e di poi definire le policy. Certo, io aggiungo solo l'ultima cosa che compendia quanto avete detto voi, cioè sostanzialmente secondo me bisogna anche che queste cose che ci siamo detti cominciano ad arrivare a tutti, perché qui ci siamo un po' parlati fra di noi. Ha un target, come dire, di addetti ai lavori, diciamoci la verità, quest'anno è stato interessante, ci hanno detto gli organizzatori, aprire i lavori e i contenuti a un target, diciamo, scuola, diciamo, education a largo raggio, però secondo me, ecco, a noi manca sempre il famoso maestro Manzi, di Rai TV Memoria, che porta queste cose, ci hanno già provato, ripeto, in questo momento è vero, bisogna farci una ragione che il maestro Manzi del 2020 è davvero ranzulla per un certo tipo di target. E forse andiamo a parlare con lui, mettiamola così, va? Sì. Ho messo in chat il link al manuale di autodifesa digitale, così fate prima. Comunque lo trovate se volete. Va bene, io direi che possiamo chiudere. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno ascoltati, grazie di cuore a quelli che hanno partecipato, quindi a Flavia, a Vittorio e a Stefano. E direi alla prossima e buona continuazione per i lavori di IGF nella giornata odierna.
A presto, grazie.